È lunedì dell'angelo. Alcune donne si recarono al sepolcro di Gesù, ma lo trovarono vuoto. Un angelo si rivolse loro dicendo: colui che cercate non è qui, è risorto. A Pasquetta ci concediamo un po' di svago, siamo ad Amman e ora andremo verso la capitale dell'ex regno dei Nabatei, Petra. Ci aspettano circa più di 250 km di viaggio, arriveremo in una depressione desertica alle montagne ad est del Wadi Araba, in una regione che si trova vicino al Mar Morto e al Golfo di Aqab. Imponente, di una bellezza dirompente, nel nulla sorge alle mie spalle un'opera che ha resistito al passare dei secoli, che si presenta davanti a noi come una scultura. È la firma dell'uomo su queste montagne rocciose. Siamo a Petra. Nei canaloni, nel corso dei secoli, l'acqua ha creato queste stratificazioni, queste rocce sedimentari che creano, come potete vedere alle mie spalle, un effetto surreale, un effetto fantastico. Considerata una delle sette meraviglie del mondo, Petra fu resa popolare solo dopo il 1812 grazie ad un esploratore svizzero. In passato fu abbandonata nell'VIII secolo ed era la capitale del regno dei Nabatei, un complesso bellissimo scavato nella roccia con templi alti decine di metri.
fino ad ora il viaggio comunque è stato molto intenso e mi ha scosso comunque emotivamente. E la messa di quest'oggi è stata più che intensa, nel senso che abbiamo avuto questa messa raccolta, ma davvero significativa. E il viaggio sta significando molto per me, in quanto condividere un'esperienza con persone che credono in quello che credo io è qualcosa che lascia un'emozione non da poco. E devo i prossimi giorni mi aiuteranno a fare chiarezza. Siamo ancora a metà del viaggio e so che porterò tanto a casa su cui riflettere e su cui pensare e trarre le mie conclusioni.